Ça va, cousin. Mazzo, bouillaye, douille baron, adies senza rie, senza appena serie, adies corto, un bine fatte, dicendo chi Ann ha presentato sa musione non da un lato assai tecnico, vale, c'è un problema tecnico e io sono persuaso che c'è un problema politico e che è questione linguistica, è so questione fondamentale a livello politico e dunque a diadrata, se voi mi permettete, la questione è in maniera ben politica. E appena più politica, ramintendo prima la storia di Ugapes di Gossu. La storia di Ugapes di Gossu è 1990, una prima prova di messa in ballo di Ugapes di Gossu, che è annullita. Perché è annullita? Perché i candidati di Lepiga, e mica solo i candidati, pareti sindacati, pareti mosse, pareti oggi presente di seguiti occupazione, pa di, al di là di l'emicicolo, pa di chi ha aumentato ciò che era proposto in 1990 a pro di a lingua corsa un combini amica. E tanto avevamo candidati, Saverio Lottiluccicante Asa, avevamo candidati chi un partecipe di anumica ebroe, lampano i soggetti pa finestra e domandano un capesse solo in lingua corsa. E in 1991, un anno dopo, il Ministero dell'Educazione Nazionale riconosce un CAPES sezione lingua corsa, accanto a un'altra sezione che è quella di lingue dette regionali e accanto a un'altra sezione che è quella di lingue dette vive straniere. Ben a dire che il corso ha una sezione a parte, di poi un 1991 che è la sua sezione. E che chi vuole dire? Vuole dire nel 91 e dirà tutta la lotta che è durata un anno, una lotta accanita durante un anno per far riconoscere la specificità della lingua corsa nel sistema educativo. E qui chi è il problema? Non mica in se stesso la lingua francese, non troverete animo in semicicolo, non penso mica che s'arrizza a mano essendo contro la lingua francese, non c'è animo che è contro la lingua francese. Volevamo essere semplicemente a pro della lingua corsa. E essere a pro della lingua corsa non vuole mica essere contro la lingua francese. Ma diciamo che di voi un 1991 c'è un capes a pro della lingua corsa, volevamo mantenere così e aggiustare la radio. E dava sicuramente piacere al presidente Oani. In Corti c'è un'università in due, c'è una filiera che si chiama Filiera Studi Corsi, che uno di suoi sbocchi importanti di Ugapes di Gossu e che in sa filiera studi corsi c'era l'argomento degli anni 90. L'insegnamento si face in lingua corsa come lingua oggetto e come lingua strumento. Dunque, con esempio i propositi di la signora rettrice poco fa in Ugors Matin, chi dice all'ingrosso siamo obbligati a introdurre la lingua francese perché si candidati qui hanno insegnato e dunque ci tocca valutare la sua competenza in lingua francese di pedagogia e hanno trasmesso i valori della Repubblica e abbiamo una domanda qui all'emicicolo, non so mica se chi sia mi potrà rispondere. Se sono repubblicano quando parlo in corso. So un cittadino o mica quando parlo in corso. Rispondiamo a domanda. Per essere repubblicano, per avere i valori della Repubblica, per essere libero, per essere fraterno, uguale, mi domando se ciò parla obbligatoriamente in francese. La risposta l'avevamo in bocca a rettrice e io penso che di un sbaglio maio di va sa confusione qui. E dunque, dice un proposito politico, Saria torna un sbaglio maio e la ramintata a nostra amica Vanina, di pensa che sa coltilata qui data odia Ugapes, che di un coso a parte, che bigliadia da Barsè, che un cisaria ca Ugapes. So di poi mesi e mesi, pandemica anni e anni, che c'è un problema di strutturazione e iniziamento di corsi in un secondo grado. E che non avanziamo mica, no, io la dico sempre, nel
parlato con Xavier, con l'esecutivo e in commissione, la collettività deve andare più lontano, più alto di questa lingua corsa. E deve fare, li tocca fare, come aveva mai, come ai corsi in modo generale, uso passi in davanti per la lingua. Questa è detta, e non diciamo mica il contrario. Ma un momento là, tu stato chi ha competenza di insegnamento, un po' mica andare sempre contro, di poi anni e anni, mesi e mesi, contro la lingua corsa in un secondo grado. Che è un'imica possibile. E Buria, e oggi Presidente, ha già compiuto 90 che, non so mica se avete rimarcato, questa sessione qui è stata in particolare una sessione in due, in giugno, ha cacciato l'archivio, ha cacciato l'anziana emozione, ha cacciato l'anziana rapporti, per qualsiasi soggetto, dunque non so di venire qui a portare questa emozione, mi sono detto di verificare anche in l'archivio, se trovo qualcosa, per non c'è il dibattito, ma di legge una frase. L'Assemblée de Corse demande le rejet du projet actuel de CAPES de Corse et se prononce en faveur d'un véritable CAPES conforme aux exigences culturelles du peuple corse. Adiariledie. L'Assemblée de Corse demande le rejet du projet actuel de CAPES de Corse et se prononce en faveur d'un véritable CAPES conforme aux exigences culturelles du peuple corse. Sapete quando è stata detta sa frase qui di una mozione qui che l'Assemblée di Corse ha adottato? 1989, 28 di marzo di 1989, l'Assemblea di Corsica, sotto la presidenza di Jean-Paul di Rocasera, si pronuncia contro il CAPES di Lepiga e per un vero CAPES. E noi siamo qui, tinta noi, 30 anni dopo, con la generazione di Bedranto, a me, Josefa, Lauda, eravamo appena nati, 38 anni dopo siamo qui a ripiare le stesse parole. A come è andato a Rassina quando? Voglio dire, che è un'immica possibile, 38 anni fa all'epoca c'era 6 nazionalisti in semicicoli, 6 nazionalisti. Si parlava 38 anni fa di popolo corso, dirà la maggiorità di dritta all'epoca. Sei nazionalisti e siamo qui noi più di 30 anni dopo a ripigliare parola a parola, lettera a lettera. Dunque è un momento là che l'abbiamo a Gumeria.